Thank you.
sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Momento particolarmente generoso e significativo quello che oggi questa comunità parrocchiale vive nel dono che riceve dal Signore per tramite il Vescovo del nuovo parroco della figura di Don Gente Corrotti. Sento anzitutto il bisogno di esprimervi la gioia di essere qui con voi, carissimi fratelli. Sento il bisogno di invitarvi fin dall'inizio di questa celebrazione ad accogliere questo come un dono di Dio. Silenziosamente ci raccogliamo per invocare la sua azione di grazia su questa comunità e su ciascuno di noi. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, avviati ogni desiderio per il merito, e fonte su noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per Cristo nostro Signore. Ci disponiamo ad ascoltare la parola del Signore.
pesce, o se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Che cosa vogliono dire?
Voglio dire che la preghiera del cristiano, del figlio, deve essere una preghiera anzitutto fiduciosa. Quale padre non darà al proprio figlio ciò che gli chiede? Farà di tutto per accontentare il figlio. Allora la nostra preghiera, ci dice, ci insegna Gesù, deve essere fiduciosa, aperta a Dio. Su questo sarebbe interessante capire che il Signore perché vuole il nostro bene, e Lui sa qual è il nostro bene, non sembra senza accontentarci in tutte le cose che chiediamo materialmente, ma certamente se preghiamo con lo spirito e con l'amore dei figli e se preghiamo con fiducia, la nostra preghiera certamente sarà esaudita nella maniera che torna a beneficio nostro, così come il Signore sa e così come il Signore prevede. Primo insegnamento, preghiera fiduciosa, ma preghiera anche insistente. Proprio perché è fiduciosa, il figlio chiede, bussa, cerca. Questi sono i verbi che usa Gesù per dire e per insegnare che la preghiera del figlio deve essere incessante, non deve mai stancarsi il cristiano, il figlio di Dio, di bussare quale porta? Alla porta del cuore di Dio, alla porta del cuore del Padre, di cercare e cercare sempre quello che Gesù ci ha insegnato, santificare il nome di Dio, fare la sua santa volontà, cercare, bussare, chiedere, chiedere sempre ciò che torna bene materiale e spirituale nostro e dei nostri fratelli. Questo è l'insegnamento oggi che ci viene Gesù, da Gesù, continuando, dicevo, l'insegnamento sulla preghiera. Cosa chiedere, come chiedere, ecco questo. Oggi e ieri Gesù nella pagina del Vangelo ha voluto dirci, per essere molto ma molto brevi e per consentirmi adesso di dire una parola sul ministero, sul servizio del parroco alla comunità cristiana, perché ci troviamo qui perché il vescovo presenta ufficialmente alla comunità cristiana il nuovo parroco. Tre luoghi di culto, una sola comunità parrocchiale. Io, per poter avere la gioia di condividere con tutte i luoghi di culto, tutti i luoghi e le persone che si radunano in questi luoghi di culto, oggi sono qui, tra poco sarò a Condura, poi concluderò questo pomeriggio sopra a Rina. Però vorrei dirvi questo, tre luoghi di culto, una sola comunità cristiana, la parrocchia è una, e anche se a motivo della situazione territoriale e ad ogni luogo di culto verrà garantito il proprio momento di preghiera, l'azione liturgica, però il cammino di fede deve essere unitario. Perché siamo un popolo che cammina nella stessa direzione. Siamo un popolo, questa chiesa di Messina Libera, Santa Lucia del Mela, che ha ricevuto dal Vescovo e che riceve ogni anno, all'inizio dell'anno dal Vescovo, delle indicazioni, perché quello che si compie, quello che si riflette, quello che si natura qui, avviene lo stesso, non solo a Mela, a Santa Teresa, a San Alessio, a Carci, a Santa Domenica Vittoria, a Messina, e poi via dicendo, Barcellona, e così fino a Montalbano, tutta la comunità diocesana, una sola comunità, una comunità
il ministero del parroco è racchiuso in una espressione molto bella, una espressione che dice così: guidare il popolo santo di Dio, la porzione dei fedeli che viene affidata alle cure pastorali del parroco, guidando nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla Santa Eucaristia. Il fonte battesimale è il luogo dove noi nasciamo alla vita nuova. Il cammino della vita per noi cristiani inizia lì, con il fonte battesimale, quando battezzati veniamo costituiti figli di Dio, quando ci viene rese partecipa alla vita divina, quando riceviamo il dono di poter accogliere lo Spirito di Dio, perché possiamo camminare nel cammino proprio della vita divina. Inizia il cammino della vita cristiana. L'espressione più alta della vita cristiana è la Santa Eucaristia, il centro, il fulcro della vita cristiana, il culmine verso cui tende la vita cristiana. Culmine perché lì abbiamo la pienezza di comunione con Dio e tra di noi. Nutrendoci all'unico pane diventiamo un solo corpo in Cristo. Allora, dicevo, la missione che viene affidata al nuovo parroco è di guidare il popolo santo di Dio nel cammino della vita, dalla fonte battesimale fino all'Eucaristia, la pienezza della vita cristiana, quando è vissuta con me, consapevolezza, quando è vissuta veramente nel pieno significato di ciò che essa è. Bene, questo è, dicevo brevemente, il significato del servizio del parroco. Il parroco, il sacerdote, dice la parola di Dio in un libro, molto bello che si chiama La lettera agli Ebrei. Chi è? È un uomo, un fratello scelto di mezzo agli uomini. Non è uno che viene da Marte, il prete, è un fratello, un uomo scelto, eletto da Dio di mezzo agli uomini, di mezzo ai fratelli, per servire Dio, per servire i fratelli nelle cose che riguardano Dio. Un uomo scelto dagli uomini, scelto da Dio per servire gli uomini, per servire gli uomini e i fratelli nelle cose che riguardano Dio. Il cammino della vita dal fonte battesimale alla Eucaristia. Chiaramente dentro c'è tutto il resto delle azioni sacerdotali, ma questo è il significato più denso, più essenziale del ministero del sacerdote, dunque del parroco. E che adesso, per concludere, vorrei anzitutto ringraziare Padre Nicola Maio per aver guidato questa comunità di Rina e di San Francesco, con anche il territorio di cultura, per questi ultimi anni. Grazie. Servire la vostra comunità insieme, aiutato, perché lui continua ad essere parroco della Sacra Famiglia di Santa Teresa e sarà aiutato in questo servizio pastorale da Padre Goldenberg. Grazie di cuore.
notizia bella per voi, per tutta la diocesi, della ordinazione diaconale di Gian Andrea. Preghiamo. Assolta, Signore.
completamente sulle sue orme nella via della verità e dell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen. La lettura del verbale di nomina fatto da Sua Eccellenza Monsignor Carlos Guardiano, arcivescovo metropolita di Messina Riva di Santa Lucia del Nera, archimandrita del Santissimo Salvatore. Per venire incontro alle necessità spirituali e pastorali dei fedeli della parrocchia Santa Rosalia e San Francesco di Paola, in Rina San Francesco di Paola, comune di Saluca, ricadente nel territorio del vicariato furano di Santa Teresa di Avila, a norma dei canoni del codice di diritto canonico, nomina parroco della parrocchia Santa Rosalia e Francesco di Paola in Rina, San Francesco di Paola, comune di Saluca, il reverendo Don Gennaro Corrotti, nato a Messina il 26 dicembre 1972 e ordinato sacerdote il 26 giugno 1999. La nomina decorre dal 9 ottobre 2014 e comporta l'assunzione di tutti i diritti e i doveri inerenti all'ufficio. Don Gennaro Corrò sostituisce il reverendo sacerdote Don Nicola Maio. Secondo le facoltà concesse ai vescovi diocesani dal codice di diritto canonico e dalla delibera 6, la nomina ha la durata di 9 anni. Messina, 1 ottobre 2014. Calogero Adriana, arcivescovo metropolita. Pietro Alipo, cancelliere arcivescovile. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Così, Eccellenza Reverendissima, abbiamo pregato nel Salmo responsoriale ed è con immensa gioia che per la prima volta raccogliamo e vediamo il nostro più caloroso benvenuto nella nostra comunità, che da tanto tempo desiderava la sua presenza, presenza di Cristo in mezzo al suo popolo. Pastore ha visitato il suo gregge. La nostra comunità è una comunità che abbraccia non soltanto gli abitanti della frazione di San Francesco di Paola, ma anche quelli di Ponte, Mortilla e Catago, che dopo un periodo dormiente hanno bisogno di risollevarsi e di riprendere il cammino. Questa chiesa parrocchiale era in origine una chiesa padronale, donata alla comunità dei fedeli, i quali con tenacia si sono impegnati tra il 1945 e il 1950, anni duri e difficili, a raccogliere la cifra necessaria perché si ottenesse l'attestazione di parrocchia. La stessa tenacia caratterizza oggi anche noi che desideriamo ricostruire non soltanto le strutture che hanno sì bisogno di interventi urgenti, ma soprattutto desideriamo ricostruire la comunità, rinsaldare i rapporti di fraternità, riprendere il cammino. E come il seme interrato abbiamo voglia di venire alla luce, diventando pianta fruttuosa, vite e feconda. La ringraziamo, Eccellenza Reverendissima, per averci dato come guida il pastore Padre Gerri, al quale rivolgiamo il nostro più affettuoso benvenuto, sicuri che aiuterà questa comunità a risollevarsi. Così come un solaio non si regge senza pilastri, allo stesso modo una comunità non si edifica senza itinerari di formazione, celebrazioni eucaristiche dei sacramenti, incontri di preghiera, adorazioni eucaristiche, attenzione verso i malati e i lontani. La comunità è desiderosa di riprendere le attività del gruppo di preghiera di Padre Pio regolarmente costituito, di iniziare un percorso di catechesi. Ha necessità non solo delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive, ma anche di quelle feriali. Una comunità non cresce a stare tra i termini,
Rendiamo grazie al Signore perché ha chiamato un figlio di questa comunità a seguire la sua via del Vangelo. Oggi inizia per noi un cammino nuovo. Non è più il tempo dei ma o di sé. È tempo di rialzarsi, è tempo di portare avanti, è tempo di rinascere. Il nostro protettore, San Francesco di Paolo, santo dell'umiltà e della carità, ci sia di esempio e ci faccia la guida sulla via della salvezza che porta all'incontro con Cristo. Ebbene, di Gesù dice ancora, benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. La comunità di San Francesco di Paolo, Monte Mortilla, e noi a fine di questo vogliamo fare un omaggio alla mamma di Padre Geri. Saluto i miei genitori e ringrazio i miei nipoti
saluto infine e un grazie va a tutta la comunità di San Francesco, che con gioia e grande affetto mi accolgono, non da estraneo ma da fratello, in quanto la mia presenza in questo vicariato ormai da 12 anni mi ha permesso di visitare quasi tutte le comunità della vallata e conoscere tante famiglie. Difatti vedo tanti volti familiari e amici. Un grazie per la liturgia, i canti, la festa, l'accoglienza con la banda musicale. Avremo modo e occasione nei prossimi giorni di incontrarci per programmare un po' l'anno pastorale sugli orientamenti che ci sono stati consegnati giorno 2 di ottobre dal nostro arcivescovo Briciole e Saziano. Raccogliamo un po' tutte le briciole che in questi anni sono andate un po' perdute per saziarci di Dio. Grazie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto.